Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nostro nuovo video e quest'oggi vogliamo portarvi un'anteprima speciale. Infatti, qui tra le mie mani, cos'ho? L'avete riconosciuto? È lui. Probabilmente non l'avete riconosciuto, però l'avete letto qua sotto. Lui è il Dogi Mix 2, attenzione signori, uno smartphone con display 18 noni che in realtà con la gamma Clone Mi Mix non ha nulla a che fare visto che non è borderless su tutti i lati, però ha le cornici molto ottimizzate, gli spazi molto ottimizzati. Quindi nulla ragazzi, andiamo a vedere un po' di cosa si tratta e vi anticipo subito che in realtà sono rimasto colpito. Non pensavo di poterlo mai dire per un Doji, però in realtà è così. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a parlarne all'interno del video. Ed eccoci qui ragazzi con il Doji Mix 2. Sarà difficilissimo continuare a mettere a fuoco durante il video visto che lo smartphone è praticamente uno specchio e continuerà a cambiare la messa a fuoco. Comunque, a parte tutto, oddio mio, mo casca. E come potrete notare già da questo inizio, lo smartphone ha le dimensioni generose, infatti mi è cascato, mi stava per cascare 2 secondi fa. Comunque, lo smartphone, vi dicevo, ha delle dimensioni abbastanza generose. È anche molto pesante, infatti abbiamo 74,7 x 159,1 per 8,6 mm di spessore e un peso di 210 grammi, quindi non è sicuramente un peso piuma. Uno smartphone quindi che grazie a questo suo peso sembra insomma renderlo solido, resistente, uno smartphone granitico. Comunque a parte questo, i materiali utilizzati non sembrano essere male, quindi comunque abbiamo alluminio sui lati, questa backcover dovrebbe essere vetro, almeno a detta del produttore è vetro, poi insomma non si sa. E abbiamo anche un bel dettaglio che si vede a malapena, rosso, viola qui sui bordi. Comunque devo dire che per quanto riguarda la costruzione sono rimasto sorpreso da questo Doji perché è veramente ben realizzato, non me lo sarei aspettato. Frontalmente abbiamo un display 18 noni, quindi come vi ho detto in apertura, si chiama Mix, però non appartiene proprio alla gamma dei cloni del Mix, in quanto non è un tri-bezel-less, comunque ha delle cornici molto ottimizzate, però insomma nulla più. Però ha un display 18 noni da 5,99 pollici, display ovviamente IPS con risoluzione Full HD Plus, quindi 1080x2160 pixel, 403 ppi e protezione Corning Gorilla Glass 5, quindi queste qua sono un po' le caratteristiche per quanto riguarda il vetro. Sotto la scocca invece troviamo un processore MediaTek, un Helio P25, un octa-core 2,5 GHz, una GPU Mali T880 MP2, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ma dovrebbe essere presente anche la versione quella con 128 GB di memoria interna, quindi non male questa soluzione per un mid-range, insomma. Andiamo nel frattempo anche a configurare lo sblocco con il lettore di impronte digitali, così almeno vi faccio vedere anche come funziona. Next, vai. Vediamolo insieme. Ok, configurato. Vediamo la prima volta come va. Un po' lento, però abbastanza preciso. Non lo so. È da vedere meglio. Ovviamente, ragazzi, questa è solo un'anteprima, poi tutti i pareri approfonditi verranno portati nella recensione. Ovviamente, questo è solo per farvi vedere lo smartphone in questo preciso istante, visto che ci è appena arrivato. Dopo vi faccio vedere anche la confezione di vendita. Per quanto riguarda il software, invece, abbiamo Android 7.1.1, patch di sicurezza del 5 novembre, quindi non male. Comunque, almeno, ragazzi, in questo primo momento sembra essere reattivo, però vi ripeto, l'ho appena acceso, quindi ancora non l'ho provato a fondo, non abbiamo visto poi quali sono le sue criticità, però questo è. Comunque invece per quanto riguarda le fotocamere, abbiamo posteriormente una doppia fotocamera con un sensore da 12 megapixel, apertura f2.0, e anche frontalmente abbiamo una doppia fotocamera, infatti una qui, una qui. Questa qui è grandangolare, infatti entrambe sono da 8 megapixel e quella grandangolare è da 135 gradi, se non sbaglio, il grandangolo. Vi faccio subito vedere, allora già è col grandangolo, eccomi, questo sono io, adesso attiviamo il grandangolo, vedete?
Non male, devo dire che appena l'abbiamo acceso e abbiamo visto questa funzione sono rimasto abbastanza sorpreso perché non ce l'aspettavamo, quindi ottimo. Tra l'altro le foto non sembrano neanche troppo male. Adesso vi faccio vedere in sovraimpressione qualche foto che abbiamo scattato qua i primi momenti durante l'accensione, appunto. E infine, ragazzuoli, vi parlo anche un po' della batteria, perché sotto la scocca, questa rigida scocca, abbiamo una batteria da 4060 mAh. Quindi teoricamente dovremmo essere di fronte ad un battery phone. Poi, insomma, la realtà chi lo sa, tra qualche giorno ve la sapremo dire. Comunque, posteriormente doppia fotocamera, sensore di impronte digitali, flash LED dual. Mentre parte inferiore abbiamo lo speaker di sistema, il microfono principale e l'ingresso USB Type-C. Lato destro invece è presente il tasto power con il bilanciere del volume con trama zigrinata, mentre superiormente è presente lo slot dual SIM oppure SIM micro SD. Tra l'altro lui è 64 GB di memoria interna, ma può essere espanso tramite micro SD. Frontalmente, come abbiamo visto prima, doppia fotocamera qui sulla parte superiore, speaker di sistema, sensore di prossimità e luminosità e se non erro non ha il LED di notifica, quindi non bene per questo fatto. Ed infine un'anteprima un po' diversa dal solito perché ho cominciato dallo smartphone e finisco con il packaging. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Abbiamo ovviamente lo smartphone, vediamo se c'è cover e quant'altro. Olè, grande, Dugino non si smentisce mai, signori. Dentro abbiamo una pellicola protettiva che, vabbè, è come se non ci fosse perché è in plasticaccia. E qua abbiamo il libretto per le istruzioni ed infine abbiamo una cover che sembra fatta di carta. Ma è stranissima questa cover, ragazzi, guardatela. È stranissima. Adesso la applichiamo perché sono curioso di vedere come sta. Ah, è entrata già. Ok, non me ne ero manco accorto. Ah, effettivamente lo smartphone non sembra bruttissimo, però ragazzi, secondo me non. Boh, non so quanto protegga. Boh, mi sembra un po' troppo leggera, un po' inutile, però vabbè. Comunque, già è apprezzabile il fatto che l'abbiano messa all'interno della confezione. Poi abbiamo l'adattatore Type-C mini jack, infatti non è presente l'ingresso mini jack qui sullo smartphone. Abbiamo poi lo spillino per lo slot SIM, un altro adattatorino con USB Type-C, micro USB. Abbiamo poi il caricatore da parete e poi abbiamo il cavo per la ricarica, il cavo dati. Quindi nulla, ragazzi, queste erano un po' le prime impressioni, un'anteprima, un unboxing, insomma, chiamatela come volete. Ovviamente lo testeremo a dovere e nei prossimi giorni vi diremo, insomma, come va e se vale la pena. Per questo video è tutto, ragazzi. Un saluto da Leonardo per gizchina.it.